19 giugno 1836 il re Ferdinando II di Borbone approvò il progetto della costruzione della prima linea ferroviaria italiana, che sarebbe stata inaugurata 3 anni dopo, la leggendaria Napoli-Portici. Sono molti i compositori che hanno omaggiato il treno sin dal suo funzionamento a vapore. Questo è l'argomento della nostra rubrica musicale Piano Pianissimo. Vediamo. Piano pianissimo, senza parlare, tutti con me, venite qua, venite qua. Quest'oggi parliamo di treni e musica. Il treno, come nessun altro mezzo di locomozione, ha beneficiato delle attenzioni dei compositori, ma ne parliamo anche per una ricorrenza. 179 anni fa, esattamente il 19 giugno 1836, Ferdinando II, re di Borbone, re delle due Sicilie, emanava un decreto con cui si sarebbe costruita la prima linea ferroviaria in Italia. 3 anni dopo, il 3 ottobre, veniva inaugurata la Napoli-Portici ed esattamente 100 anni dopo, in America, Billy Strayhorn componeva una canzone. Si chiama Take the A Train, cioè prendi la linea A, il treno della linea A, una linea che collegava Brooklyn con la parte settentrionale di Manhattan. Ebbe un tale successo questa canzone che divenne la sigla della band di Duke Ellington. Continuiamo a parlare di musica e treni. Treni misteriosi come il Mystery Train di Elvis. Treni con cui si cerca un'impossibile vendetta di classe, come quello trainato dalla locomotiva di Francesco Guccini. Treni trasformati in giganteschi strumenti musicali, come quello realizzato da John Cage nel 1978 sulla linea Bologna-Porretta Terme. E l'ultimo treno, The Last Train, per esempio, di Pat Metheny. Ma torniamo al jazz, al 1927, quando Miles Lewis compone un brano che si intitola Honky Tonky Train Blues. È uno dei brani più celebri del Boogie Woogie. Anni prima, nel 1923, il compositore svizzero Arturo Neger, che fece parte poi del cosiddetto Gruppo dei Sei, scriveva un pezzo, Pacific 231. Si riferiva a una locomotiva e il numero al rodiggio, che sarebbe tutto quell'insieme di meccanismi che stanno tra le rotaie e la sospensione elastica, appunto, di queste locomotive. Neger adorava le locomotive, così scrisse: ho sempre amato le locomotive passionalmente. Per me sono creature viventi e le amo come altri amano le donne o i cavalli. E c'è, per finire, chi vede il treno come uno strumento di sterminio, come una macchina terrificante. È il caso di Gioachino Rossini, il quale prende il treno un'unica volta nella sua vita per andare ad Anversa a vedere una mostra pittorica, ne rimane totalmente terrorizzato. Torna a casa e scrive un pezzo che si intitola Un petit train de plaisir, un piccolo treno, un trenino di piacere. E in questa partitura per pianoforte sono segnati i vari momenti della corsa del treno, dal fischio di partenza all'accelerazione, alla fermata in una stazione, alla ripartenza fino al deragliamento. Deragliamento del treno con ovviamente messe di feriti. Primo ferito. Secondo ferito.
il primo ferito è andato in paradiso. Il secondo ferito è andato all'inferno. Ed ora il canto funebre. Amen, scrive Rossini. E poi si va a finire con il dolore degli eredi. Si badi, non il dolore dei familiari, degli eredi. Piano, pianissimo, senza parole.